Buongiorno, come state? Tutto bene? Rieccoci qua per un nuovo video. Oggi è mercoledì 16 settembre, mercoledì pomeriggio. Edo si è appena svegliato dal riposino perché adesso lui sta facendo praticamente solo mezza giornata a scuola, fa dalle 8:30 all'1:30 e invece settimana prossima inizierà a fare tempo pieno fino alle 4:30. Quindi quando arriva a casa, lui a scuola mangia, però arriviamo a casa verso le 2 alla fine, tra una cosa e l'altra, e gli faccio fare il riposino. Ci fa un'oretta, un quarto, un'oretta e mezza. Se tanto tanto stanco va anche oltre, ma oggi ho dormito un'oretta e un quarto più o meno. Adesso è qua che sto facendo la merenda. Cosa stai Ciao, mangiando? ciao, 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 Ciao! ciao amici. Sto mangiando i frittolini, se ne è già mangiato uno. Stamattina mi è arrivato anche un pacchettino da Amazon, gli ho fatto un piccolo ordine con due pensierini a questo bimbo che ha ripreso la scuola. Gli ho comprato una cosina, adesso poi ve la faccio vedere. Non ho la carta regalo, quindi gliel'ho messo qua in una busta della prenatal. Fiocchino, guarda, per questo bimbo che ha ricominciato la scuola. Aspetta, mamma. Cosa? Aspetta. Metti a posto quelli? Una mano, aspetta. Eh sì, adesso lo apriamo, aspetta, è una mano? Apriamo un pochino. Bella scatolina. Wow. Guarda, si apre da comodo. Qua, aspetta, eh. Voilà. Voilà. C'è il tappetino con tutta la strada. Che bello! Un po' stropicciatino è arrivato. Ti piace? Cosa c'è? Il camion dei pompieri? Quella cos'è? Sempre dei pompieri? La scala? Cos'è da aprire? Ah, qua ci sono tutti i segnali stradali. Sì, ma devo dargli una stirata a questo tappetino. È tutto stropicciato. Wow, vanno da soli. Li metti tutti nel parcheggio? Ci sono tutti i segnali stradali. Ma sai che mi sono resa conto adesso di una cosa, Edo? Qualcosa. Praticamente ci sono tutte le zone. Allora, qua c'è la zona del cantiere. Quindi ci sono tutti i segnali stradali, c'è la gru. Quello è un pompiere, quindi deve andare dove c'è l'incendio. Spruzzo d'acqua. Buongiorno, oggi è il giorno dopo, è giovedì mattina, sono le 9. Io sono qua in macchina, ho appena parcheggiato, oggi sono stata fortunatissima che ho trovato fuori, perché sennò devo metterla sotto nel parcheggio sotterraneo. Un pasticcio. Quindi qua è più... sono stata fortunata. Allora, sono venuta in centro, ho lasciato da scuola. Sono venuta in centro perché a mezzogiorno ho la visita dalla ginecologa, che è proprio qua vicino, 5 minuti con la macchina. Quindi ne ho approfittato, visto che ero qua in zona, per venire direttamente da scuola di Edo, così faccio un giretto, inizio a vedere se trovo qualche cosina per Lorenzo.
Vedo anche se c'è qualcosina per Edo, ovviamente. E così vi faccio vedere anche un po' la mia città, Torino. Poi, sì, per le 11:30 magari mi avvio, perché anche di là trovare poi parcheggio non è semplicissimo. Arrivo anche magari un po' prima e così poi faccio la visita. Tra l'altro non so se riuscirò a prendere Edo a scuola oggi, perché Edo esce all'1:30. Io la visita mi ha detto di passare tra mezzogiorno e mezzogiorno e un quarto, quindi non so se farò a tempo andare a prendere Edo, quindi nel caso ci sono i nonni che vanno in mio soccorso, vanno a prenderlo. Mi sono fermata un attimino a fare una mini colazione qua da Starbucks. Ho preso un mini cappuccino con un cookies. Guarda che bello il cookies. È un cookies al caramello. Vediamo un po' com'è. Vediamo un po'. Allora, rieccoci. Allora, noi abbiamo fatto, ho fatto una piccola pausa dal vlog, nel senso che oggi è già sabato, da giovedì non ho più ripreso perché questo bimbo non è stato bene, ha avuto, diciamo, un raffreddore, nel senso che giovedì sono uscita dalla visita, avevo tante chiamate senza risposte perché questo bimbo qui a quanto pare a scuola non è stato bene. E gli hanno misurato la febbre, aveva 37,8. Partito il panico, potete immaginare. Arrivati a casa, per fortuna non ha più avuto febbre. Ciao. Zero. Quindi non so cosa sia successo. Siamo anche perché in contrario, lui non aveva niente, non aveva raffreddore, non aveva niente. Però poi effettivamente si stava covando anche solo un raffreddore, perché adesso è tutto chiuso. Abbiamo dovuto contattare subito, immediatamente la pediatra, che però ovviamente ci ha fatto tenere sotto controllo la febbre, che non ha più avuto, cioè con me non ha avuto zero febbre, solo questo naso molto 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 chiuso. E quindi meglio così, nel senso che non ci hanno fatto tamponi, quarantene, non l'ha ritenuto necessario la pediatra. Questo bimbo adesso sta bene, però ovviamente finché comunque il suo nasino non si libera totalmente, non sta al 100%, ovviamente non lo mando a scuola, quindi anche settimana prossima vedremo. Io tra l'altro venerdì sarei dovuta anche tornare a lavoro e ovviamente ho dovuto slittare il rientro perché con Edo così comunque ovviamente non lo mando a scuola. Comunque adesso vi faccio vedere tutte le cosine che ho preso da prenatal. Alla fine ho girato tanti tanti negozi, sono andata anche da Chicco, che è un negozio che c'è lì in centro, che c'è il negozio della Chicco in centro, che mi piace tantissimo, ma di invernale non aveva ancora tantissimo. Ma nei negozi in generale non sono ancora super forniti, ovviamente, per le cose invernali. Sono andata da H&M, da Zara, sono andata un po' in vari negozietti, ma in realtà le prime cosette le ho prese da prenatal, che era super super fornita. Tra l'altro ho fatto anche la tessera, pagata 30 euro, che però 10 euro mi hanno già scontato dalla spesa di... da questa spesa che ho fatto delle prime cosine per Lorenzo e le cose di Edo.
quindi è come se l'avessi pagata 20 euro, però questa tessera dà diritto a tutti gli sconti del negozio. Allora vi faccio vedere subito, perché ho preso tre cosine per Lorenzo e alcune cosine per Edo. Ho preso ufficialmente le prime due tutine di Ciniglia, di cui una, che è questa qua, la più piccolina, credo di portarla in ospedale perché è taglia un mese, 50 centimetri, quindi proprio per i primissimi giorni. Guarda che carina! Ma che bella! Con i cagnolini. Poi io amo questo azzurro qua per i bimbi, mi piace tantissimo. Che bello il collettino qua. Poi si apre dietro. Vabbè, ho preso queste due principali, così per iniziare a fare un po' qualche acquisto, ma poi cercherò di comprare le tutine, spero di trovarne parecchie, ma insomma devo ancora girare un po', aperte qua davanti, le preferisco, sono più comode da mettere, però comunque queste qua anche sono comode, più che altro perché sono aperte qua sotto con i bottoni e sono comodissime. Poi per il cambio del pannolino, mi ricordo che con Edo tastativo dovevano avere i bottoni qua nelle gambine qua sotto, e insomma questa è la prima tutina, che carina, questa presa da Prenatal, cioè tutto preso da Prenatal. Poi gli ho preso questa qui, guarda che bella, con scritto Me and Daddy. Questa invece è un po' più grande, 1-3 mesi, già 56 centimetri. Edo è nato proprio piccolino piccolino, Edo è nato di 48 centimetri, quindi anche quelle di 50 centimetri gli stavano giuste, ma anche un po' abbondanti. Da quello che mi hanno detto alle visite, invece Lorenzo sembra essere abbastanza grandino, quindi non so, probabilmente quelle 50 centimetri forse ne prenderò un po' meno, prenderò più, andrò direttamente già al 1-3 mesi. E questa stessa cosa, anche questa aperta qua dietro, però aperta qua sotto nelle gambine. Anche questa di un azzurrino molto molto carino con gli orsacchiotti. Ah, i costi. Questa qui costava 28, ma con lo sconto della Prenatal l'ho pagata 19,50. E stessa cosa, questa qui costava 28, ma pagata 19,50. Poi da Prenatal in realtà ci sono anche delle tutine che costano un po' meno, quindi magari il corredino, quello completo, magari opteremo per delle tutine un po' più economiche. Però essendo le prime due, essendo che magari questa qua appunto sarà una delle prime a cui faremo le foto magari anche in ospedale, ci tenevo ad avere qualcosa di carino. E era troppo bella, me ne sono innamorata di queste due e come primo acquisto mi sono piaciute un sacco. Poi ho preso invece dei bodini, qua c'era la confezione da 5 body. Questi ho preso già 1-3 mesi, perché mi sembrano proprio piccoli piccoli questi qua. Anche se in realtà dice qua che sono 56 centimetri. Questo qua col cavallino e l'orsacchiotto. Beige a righine con l'orsacchiotto e le paperelle. Con gli animaletti. Vedo questo qua tutto bianco. Ma che bello questo qua, con i colori beige e azzurri, io amo questi colori per i bimbi, bellissimi. E poi ce n'è uno tutto azzurro col coniglietto. E sono in totale 5 bodini, poi di questi qua ne serviranno a bizzeffe. Allora, poi invece credo gli ho preso questa magliettina polo qua, che va benissimo per andare a scuola perché è una via di mezzo, non è leggera leggera ma neanche pesante col file dentro, perché a scuola dietro fa un caldo tremendo, quindi secondo me va benissimo. Loro poi non usano neanche il grembiulino, quindi secondo me questo tessuto, poi maglietta normale, così t-shirt con le maniche lunghe sono perfette.
Questa qui l'ho pagata 12 euro, già con lo sconto, quindi prezzo iniziale meno lo sconto della carta, meno il 40%, 12 euro. La penna te conviene appunto se si ha la carta, perché il prezzo iniziale sono abbastanza care le cose. Poi appunto gli ho preso questa qui, semplice a righine, questa pagata 5,50, vi dico già i prezzi appunto già scontati. Poi questi pantaloni che sono belli belli morbidi, hanno un tessuto molto molto bello di cotone. Poi con questi disegnini qua, la scritta, l'elastico, come modello mi è piaciuto molto, soprattutto che hanno l'elastico sotto. Questi qua pagati 12,50. E poi questi pantaloni qua, semplici semplici, anche questi per andare a scuola, sempre con l'elastico sopra e questo qua sotto. Anche questi qua già con lo sconto 5,50. E niente, questi sono stati appunto i primi acquisti, soprattutto per Lori, per Lorenzo. In realtà appunto ce ne saranno ancora tanti di acquisti, dobbiamo ancora fargli praticamente tutto il corredino. È vero che abbiamo un po' di roba ancora che era diedo, però ci manca parecchia roba. Stavamo anche valutando di prendergli un nuovo trio, perché quello che aveva Edo, vabbè, l'abbiamo anche prestato alla mia amica Patri, ma già da prima in realtà era KO, non andavano più i freni, le ruote erano tutte già un po' tutte andate, quindi la struttura così così, quindi stiamo valutando un po' di prendergli un nuovo trio. E poi insomma adesso dobbiamo iniziare a farci i nostri giretti, appena Edo sta un po' meglio io Adi iniziamo a farci i giretti per gli acquisti, quelli un po' più sostanziosi, tipo vedere il passeggino, vedere il fasciatoio, quello di Edo era... ci aveva abbandonato già da tempo, adesso non so se gli prenderò di nuovo il fasciatoio o magari mi aggiusterò con... volevo prendergli una cassettiera e mettergli solo un fasciatoio sopra. Queste sono tutte cose che stiamo valutando, e eventualmente prendergli una vaschetta solo per il bagnetto, perché il fasciatoio è molto molto ingombrante e alla fine non l'abbiamo usato neanche così tanto, quindi alcune cose forse cambieranno da come abbiamo fatto con Edo. Comunque appunto dobbiamo farci i nostri giretti, valutare un po' di cose, tra l'altro dobbiamo fare un po' di acquisti anche per la cameretta, adesso pian piano con calma facciamo tutto. E poi vabbè, ovviamente pian piano che facciamo gli acquisti vi tengo vi rendo partecipi, vi faccio sempre vedere tutto. E niente, io vado, concludo qua il video. Come avete visto, questo giovedì non è uscito il video extra appunto perché avevo Edo che non è stato benissimo, quindi insomma me lo sono coccolato un po', però insomma vi ricordo che la programmazione del canale torna a essere normale, quindi tutti i martedì, il giovedì col video extra e il sabato appunto video extra, proprio perché ogni tanto se succede qualcosa non sempre esce quello del giovedì. E niente, appunto, io vado davvero. Vi ricordo come sempre che se vi fa piacere mi potete seguire anche su Instagram. Io sono AnnaGloria91. Se questo video ti è piaciuto, mettimi mi piace. E se ancora non l'hai fatto, ti invito a iscriverti qua nel canale e attivare la campanella per non perdere gli altri video che caricherò. Io vi mando un grandissimo bacione e al prossimo video. Ciao ciao!